Casa del Parco delle Riserve Naturali. Un nome più lungo per questo posto, purtroppo. Allora, innanzitutto voi siete venuti qui un po' come re magi quella notte. Siete venuti al freddo e al gelo, avete fatto tanta strada. Non so se avete trovato subito il posto, perché è un po' sperduto, diciamo. E quindi, ovviamente, pensando, mentre venivate qui, a cosa stavate pensando? Qual è il simbolo del Natale? Perché stiamo parlando di questo Natale? Ovviamente ci sono tanti simboli. Ce ne sono tanti che contengono il primato, quindi nessuno sa esattamente quale sia il vero simbolo del Natale. Anche noi ce lo siamo chiesto e ce lo siamo immaginato un po' così. Buonasera signori, siamo in un'aula di tribunale. Silenzio prego, silenzio, entrano gli imputati. Babbo Natale! L'udienza aperta. È stato richiesto il mio giudizio riguardo ad una questione assai importante. Chi, tra i convenuti, è il simbolo ufficiale del Natale? Signor giudicante, posso parlare? Sono io il giudice e do io la parola. Do la parola al signor Natale Babbo. Grazie. Già il fatto che abbia iniziato con me sembra che lei le idee ben chiare. Io sono il simbolo del Natale perché porto i regali ai bambini, ai vecchi e ai giovani. Non ci sono paragoni, io sono il simbolo del Natale. Scusi, signor giudice, se intervengo. Prego, signorina Befana. Grazie mille. Io volevo solo dire che quel vecchio rimbambito non è l'unico a portare donne e regalini. Modestamente il mio ruolo è ancora più importante, poiché io non arrivo indistintamente da tutti a lasciare doni, ma valuto se le persone si meritano ciò che do loro, altrimenti lascio solo carbone. E poi è ora di finirla con questa idea maschilista del Natale. Le donne devono avere pari diritti e quindi il simbolo del Natale deve essere una donna, cioè io. È proprio così, posso fare. E lì chi sarebbe? Mi permetta di presentarmi. Sono l'avvocato di difesa Federica Bella, il legale di Donnella. Non è niente ragione. Finora il Natale è stato monopolizzato da quel vecchio barbuto che non sa fare altro che scendere e salire i camini. Roba vecchia. E qui presente signora Befana. Sono la signorina. Oh, perdon, signorina Befana. Non tocco l'elegante femminilità alla distribuzione dei regali. Perché si sta
sta parlando di regali. Penso sia importante che intervenga io, il diretto interessato. Io, regalo, penso di essere più indicato per rappresentare il Natale. Chiedete a qualsiasi persona cosa pensa se pensa a Natale. Beh, vi dirà che pensa ai regali che deve fare, a quelli che deve ricevere. Altro che favole. Natale e la Befana non sono siamo livelli. Penso che non sarà un compito facile il mio, ma vediamo di procedere. Darei ora la parola ai rappresentanti del presepe. Chi vuole parlare? Io che sono un re. Qual è il simbolo del Natale se non il presepe che mostra a tutti cosa avvenne 2015 anni fa in un piccolo paese della Palestina? Io mi recai alla grotta per l'evento della nascita del bambino. Siamo il simbolo del Natale oggi. Già, è proprio così. Giusto, signor giudice? Ma lei non era l'avvocato della signorina? Sì, ma questo non mi impedisce di perorare la causa di questi nomi uomini. Oh Maria, pensaci tu. Suo sposo e padre del bimbo. Noi pastori siamo stati i primi ad aver raggiunto il bimbo. Noi siamo le persone più importanti del Natale. E noi pecorelli siamo andati anche noi a salutare il bambino appena uscito dalla mamma. Siamo anche noi simboli del presepe insieme a tutti gli altri. Noi che c'eravamo siamo tutti uniti per dire che il presepe è il simbolo del Natale. Nel mio splendore mi unisco alla teglia delle alte stagioni del presepe, ma vorrei anche spezzare una lancia a mio favore. Con la mia bellezza e la mia lucentezza sarò anche da sola il simbolo del Natale. Ma che stai dicendo, butta stellaccia con la coda? Ma va! Perché ci tradisci in questo modo? Siamo venuti qui insieme perché è insieme che siamo il simbolo del presepe. Non sono anch'io allora simbolo del Natale del soprannaturale? Smettetela di litigare, ho capito benissimo le vostre posizioni. Ci restano da sentire solo i dolci natalizi. Qualcuno ha qualcosa da dire? A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Ti prenderà a giocare, ti prenderà a sognare. Certo, signor giudice. Aspetta. La sfido a non trovare una casa in cui non si trova il panettone, il torrone o il pandoro a Natale. Il Natale d'altronde siamo noi. In nessun altro periodo dell'anno ci trovate sulle tavole. Siamo un po' come l'uovo di Pasqua per Pasqua o le chiacchiere a Carnevale. Di stelle, pieno il cielo, di immagini della nascita di Gesù se ne vede in tanti quadri. Di regali si fanno anche i compleanni, ma il pandoro, il torrone e il panettone si vedono solo a Natale. Noi siamo i simboli del Natale. Scusi, signor giudice, ma io penso che vi siate dimenticati di me. Abeti ce ne sono solo addobbati a festa. Rallegro le case e le strade e illumino la notte. Senza di me credo proprio sia ovvio che non è Natale. Ho capito tutto. Le vostre posizioni sono sufficientemente chiare. Mi ritiro per deliberare. Signori, adesso ho bisogno del vostro aiuto. Per fare un voto popolare per votare uno di questi simboli.
vorrei scoprire quale per voi è il più importante. Useremo il tipico applausometro. Lo conoscete? Vabbè, c'è qualcuno che non lo conosce, allora lo spiego. Io dirò il nome di uno di questi simboli e voi lo voterete col vostro applauso. Babbo Natale! Befana! Il regalo! I re magi! I pastori e le pecore! La stella cometa! Gli angeli! I dolci natalizi! Silenzio, rientra il giudice. Devo ammettere che non è stata una decisione facile. Bene, ai sensi della legge che rappresento, do luce alla sentenza. Il Vangelo di Matteo dice: perché si adempisse la parola, ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Il Vangelo di Giovanni dice: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Avete sentito bene? Il Natale è la festa della luce che viene nel mondo per illuminare gli uomini e renderli figli di Dio. E questa luce che arriva nel mondo è Gesù. Dio è con noi da più di 2000 anni. Ve l'avevo detto io sono il simbolo del Natale, io sono la luce. Signorina Lucichio, vediti sedetti prima che tagli la lingua alla coda, non hai capito proprio niente. Non avete capito? Voi siete tutti simboli del Natale solo se siete in grado di aiutare la gente a vivere, capire e accogliere il mistero della nascita del figlio di Dio. Finché quel bambino non ci cambia la vita e non cambia quindi la vita di nessuno di noi, beh, non sarà Natale. Voi siete simboli vuoti se le persone che si servono di voi per fare Natale non hanno il Natale nel cuore. Che figuraccia abbiamo fatto questa volta? Ognuno di voi può aiutare a fare festa. Troppo spesso oggi siete tutti simboli di spreco, di abbondanza e di inutilità. La mia sentenza è questa: fermatevi a riflettere e pensate a come la vostra presenza può aiutare le persone a riempire di significato questo Natale, che altrimenti passa lasciandoci solo un po' più grassi, un po' più poveri ma sempre vuoti. Signor giudice, io penso di aver capito. Io tutto il presepe, più che un addobbo natalizio, dovremmo essere uno specchio in cui è nato il Signore. Chi vede di un giorno in una grotta dovrebbe pensare alla povertà che ha scelto Gesù e riscoprirla nei giorni e la vita di altri nella fortuna di lui. Io sono un po' il simbolo della visita a chi soffre, che ha bisogno di un conforto. E devi fare un lavoro umile e onesto. Non solo le persone umili e povere sono andate alla grotta, ma anche io, un re, ho fatto tanta strada per avvicinarmi al figlio di Dio. Forse chi ha più cose deve fare più fatica perché è più lontano, ma Gesù è venuto per tutti noi. Noi sembriamo un po' fuori posto in tutto questo, ma credo che possiamo essere d'aiuto se le persone, mangiando insieme, stanno bene, si incontrano e fanno festa. Il Natale è un momento privilegiato per scoprire alcuni valori come la famiglia, i nostri cari e gli amici. Se fatto col cuore per dimostrare che si vuole bene all'altro, penso anch'io di essere un simbolo importante, o no? Io penso proprio di sì, non importa che tu sia luminoso, che i regali siano grandi e costosi, basta anche un piccolo gesto fatto con il cuore per far sentire vicino una persona. Questa è una lezione anche per noi, caro Babbo Natale, non regali costosi e pubblicizzati, ma pensieri di affetto per tutti. Brava! Fare festa tutti insieme, riscoprire le persone che ci stanno più vicino, quelle che stanno più sole, questo è il vero Natale.
Soprattutto non lasciarsi ingannare dalle tante luci colorate e riscoprire la luce di un Dio che per amore si è fatto uomo per noi. Accogliere Gesù e seguirlo ogni giorno è questo l'impegno che ognuno di noi deve prendersi in questo Natale senza attendere. Cerchiamo Gesù, andiamo ad incontrarlo. Riscopriamo la gioia di fare festa, il sapore delle cose semplici, il piacere di stare con chi ci circonda, il piacere di stare con gli altri. E se vivremo un Natale pieno e vero, non lo scorderemo subito dopo l'Epifania e tutti i giorni sarà Natale. Un augurio speciale da tutti noi per voi. Alzarmi un attimo dalle vostre sedie, indossare i cappotti e seguirci 2 secondi fuori. Ciao.
proprio come quella notte sia ieri che oggi, quella luce che ha guidato i Re Magi a Betlemme per vedere Gesù, quella luce è in ognuno di noi e ci rende ogni giorno figli di Dio. E come rappresentare questa luce se non in questo modo? In questo modo!